esperto d'artiglieria, non distingueresti un cannone da un arco con le frecce? Oh, non io! Non sei riuscito a trovare un singolo pezzo di corazza che resistesse per più di 3 secondi ai miei pezzi! Nicole, sei un buffone! Capitano Nicole, per lei, per favore. Oh, capitano Nicole, lei è un buffone! Mi dispiace, capitano, ora mi ricordo che ha comprato i suoi gradi alla fine della guerra nel negozio all'angolo. Sta a sentire, Barbicane. Generale Barbicane. Generale Barbicane, ho fatto più io per l'esercito dell'Unione che qualsiasi altro uomo in questi Stati Uniti. C'è una cosa, comunque, una cosa che avresti potuto fare per aiutare ancora di più l'Unione. Cosa? Avresti dovuto andare con i confederati. Barbicane, uno di questi giorni... Generale Barbicane, capitano Nicole, noi siamo pronti, signore. I miei cannoni? Le mie corazze? Tutto pronto. Andiamo. Sai, Nicole, la mia vecchia zia Dorotea ha soltanto 4 denti in bocca, ma credo che bastino a fare un buco nelle tue lastre. Membri del Club delle Armi di Baltimora, siamo onorati di assistere a una prova, un'arma contro una blindatura, l'ultima di queste prove che sarà tenuta in questo circolo. Potete ora vedere da quella parte una lastra blindata, disegnata e brevettata dal segretario del nostro club, il capitano Nicole. Da quest'altra parte vi è il nuovo cannone Barbicane a fuoco rapido, inventato chiaramente dal presidente del nostro club, il generale Barbicane. Come sapete, il generale ha deciso di azionare elettricamente il cannone dall'interno di un bunker, ma ora insisteremo affinché sia lui di persona a far fuoco. No, no, è troppo pericoloso. Vi ammazzerete! Non è sicuro, può esplodere! No, no, no! Signori! Per favore! Il generale sostiene che l'arma è sicura ed il capitano Nicole è così certo della resistenza della sua corazza che vi rimarrà dietro durante la prova! È un suicidio! Un sicuro suicidio! Signori! Calma, per favore! Preparatevi a far fuoco al 3! Uno! Due! Tre! Fuoco! Generale! Generale! È a terra! Hunter, Bilby, il generale è a terra! Ehi, Nicole! Vieni! Credo stia bene. Un po' malandato. Penso che starà calmo per un po'. Sì, sì, peccato. Voleva veramente esserci all'ultima riunione questa sera. Stia tranquillo, ce la farò, colonnello Maston. Come sta Nicole? Ma il capitano Nicole, io non lo so, mio signore. Ecco che arriva. Ancora in piedi, capitano? Sapevo che avrei dovuto usare più polvere da sparo. Quel vostro ridicolo cavatappi! Non farebbe un buco in una maglia di cotone! Ah! Come ti sei ridotto così allora, Nicole? Hai sbattuto in un mulino a vento? Vuoi mandare le tue scuse per la riunione di questa sera? Ci sarò! Lasciatemi solo, signori! Cosa credete che io sia? Un debole? Vedete? Da solo! Bene, se
dobbiamo lasciare il vecchio club, non poteva esserci una serata migliore. Sì, bella luna. Potrei quasi toccarla. Marston, è un brutto affare questo. Sì, la fine del club delle armi di Baltimora. Non posso crederci. È stupido che finisca così. Così va la vita. Ogni giorno può essere l'ultimo. Non vi è ragione ormai per un club come questo. La guerra è finita 6 mesi fa. Le armi sono state messe via. Chi ha bisogno di questo club ormai? Venite. Aspettate un minuto. La luna. Ecco cosa. La luna! Generale! Arrivo! Signori! Signori! Grazie, signori. Aprirò ora questa riunione. Come è evidente, il segretario Nicol questa sera non è qui con noi. Deve aver avuto... avuto un contrattempo. Si inizia la cerimonia di chiusura del club delle armi da fuoco di Baltimora. Il nostro presidente generale Barbicane prenderà la parola. Grazie, colonnello Marston. Signori, come sapete, questa doveva essere la nostra ultima riunione. Per mesi ho cercato di pensare ad un progetto, qualche esperimento, qualcosa che avremmo potuto fare, qualcosa che avrebbe potuto mettere alla prova la nostra abilità di esperti, qualcosa all'altezza di questo grande XIX secolo. Purtroppo non sono arrivato a nulla. Fino a 5 minuti fa, quando ho guardato in alto nel cielo della notte, e ho pensato, perché non costruire un gigantesco cannone? Il più grande che il mondo abbia mai visto! E sparare un colpo alla luna? La luna? Alla luna? Ha detto un colpo alla luna? Oh, magnifico! Il club delle armi di Baltimora attua un impossibile tiro alla luna. Posso vederlo, prime pagine, su tutti i giornali. Operazione Luna. Congratulazioni, generale, eccellente idea. Che progetto! Noi siamo con voi, signore. Incredibile idea, generale. Quando cominciamo? Signori, il generale Barbicane ha salvato il nostro circolo. 3 viva per il generale. Pip, pip. No! Uomini cresciuti che si comportano come scolaretti. La luna, ve lo dico io, signori, il progetto fallirà. E invece no, capitano Nicol. Sicuro, sicuro! Un progetto del genere verrà a costare 3, 4, 5 milioni di dollari! Raccoglieremo presto i 5 milioni di dollari! Anche più! Tutto il mondo ci aiuterà! Tutto il mondo ci riderà dietro! Stupidaggini! Leggete i particolari! Il club delle armi di Baltimora sparerà un proiettile sulla luna! Si raccolgono fondi per questo fantastico progetto! Leggete tutti i particolari! Ragazzi, 5 milioni di dollari! Nome delle scene. La luna. Sparare un proiettile sulla luna. Non posso perdermi questo. Gli americani sono matti, Nespa.
E io adoro questo popolo di matti. Alto per l'America, oggi! Tutti sono presenti e d'accordo alla prima riunione del comitato per il progetto Obiettivo Luna. Tranne il signor Wallace Bilsby, che ricopre la carica di amministratore alle finanze. Sarà qui in un minuto. Dovrebbe avere notizie sui 5 milioni di dollari. Stupidaggini! 5 milioni di dollari! Non arriverete a 500! Capitano Nicol, lei non fa parte del comitato Obiettivo Luna. Può per favore andarsene? Come segretario del club ho tutti i diritti di rimanere qui. Signori! Bilsby, allora vedrete. Cosa hai ottenuto, eh? Quanto? Signor Presidente, membri di questo comitato, non contando il denaro in arrivo, abbiamo a questo punto esattamente 6.750.000 dollari e 40 centesimi. Ben fatto, Bilsby! Ottimo, veramente ottimo! Tutto il mondo ci sostiene! 6 milioni di dollari! Niente potrà ora fermare il progetto Obiettivo Luna! Adesso credo che possiamo andare avanti! Spero che abbiate completato le vostre ricerche e i vostri calcoli! Sì, signore. E tutti i disegni sono qui. Io ho tutto quello su cui ho lavorato. Un cannone lungo 900 piedi non funzionerà mai. È composto da acciaio puro, peserà 68.000 tonnellate. Un milione e mezzo di libbre di polvere da sparo per il tiro. Assurdo! Notate l'effetto di ordinaria polvere da sparo in questo modello. Ridicolo! Farete esplodere il cannone voi stessi! Bene, ridicolo! Ma se usiamo del fulmicotone piroxile, avremo bisogno soltanto di 400.000 libbre. Come sapete, è 4 volte più potente della polvere da sparo. Questo pezzo è caricato con fulmicotone. Guardate. Infantile dimostrazione scientifica. Il lampadario! Nicol, attenzione! Il lampadario! Tu hai fatto questo? Non ha senso! Ti ho invitato ad andartene! Ricordi? Ritornerò! Dove eravamo? Ah, bene! Grazie, Maggiore Elphinstone! Useremo del fulmicotone per la carica! Ora, signor Hunter... Generale, il cannone deve essere incastrato direttamente nel terreno. Credo proprio che il miglior posto sia vicino alla città di Tampa, in Florida. Esattamente tra 3 mesi. E la carica deve essere molto leggera. L'acciaio è troppo pesante. È meglio l'alluminio. E cavo internamente. Cavo? Bellissimo! Ma cosa si sta inventando? Ma lei è pazzo! Per favore stia calmo, mon général, potrò essere matto, ma non sordo. Io sono Monsieur Michel Ardan, sono il più grande artista di circo del mondo. Sono stato sparato ovunque dai cannoni e ora ho deciso di mettermi dentro il proiettile e di farmi sparare sulla luna! Signor Ardan, venga con me. Signori, penso che sia il caso di ascoltarlo, non credete? Questo progetto potrebbe sconvolgere il mondo. Vedo già i titoli. Il Club delle Armi di Baltimora spedisce un uomo sulla luna. Io vorrei comunque dei razzi sul proiettile in modo da poter tornare indietro. Grande idea. Signori, cosa ne dite?
Perché no? Buona idea. Se lui vuole andare sulla Luna, io sono d'accordo. Può farlo se lo desidera. Sarà molto spettacolare. Ecco la nostra risposta, monsieur. Sì. Merci, monsieur. Questo sarà il mio grande capolavoro. Partirò oggi per la Florida per cercare il posto più adatto. Venga. E così saremo tre. Vengo anch'io. Non andrete da nessuna parte senza di me. Fermerò in qualsiasi modo questa stupida impresa. Un'altura, ecco dove inizieremo a scavare. Scavare le vostre tombe. General Barbicane, perché questo capitano Nicole parla sempre di sventure? Credo che sia dannatamente geloso. Geloso? Perché non è stata sua l'idea della conquista lunare. E perché teme che possa riuscire. Monsieur, vi prego, ho un'idea. Capitano, voi dite che questo lancio fallirà e che io morirò, non è vero? Sì. Mon général, voi dite che avrà successo, che io toccherò la luna, non è vero? Sì. Perché non venite anche voi, allora? Cosa? Tutti e due. Venite con me, sulla luna. Io? Chiuso in un proiettile con questo scocciatore di Nicol per 4 interi giorni? Io? Io rinchiuso con il vecchio sciottutio Barbicane? Bene, mon général. Ottimo. Acqua, cibi, vestiario, corde, ramponi, bombole di ossigeno. Bene. Attrezzature subacquee. Mon Dieu, parbleu. Attrezzature subacquee? Ma non stiamo andando sulla luna? Ma potrebbe esserci dell'acqua, laghi ed oceani. E non dimentichiamolo, dobbiamo tornare indietro. Probabilmente dovremo scendere sull'oceano. Vi osserverò ogni minuto con un telescopio. Buona fortuna, signore. A tutti, buona fortuna. Arrivederci, colonnello. Io ritornerò. Allontanatevi! Lancio tra 15 minuti. Lancio tra 5 minuti! Finalmente sapremo. Tra 5 minuti o saranno in viaggio per la Luna? Oppure per il paradiso. Mi domando cosa stanno pensando ora. Staranno pensando che preferirebbero essere altrove.
Tenetevi, fuori è già tutto nero. Mi chiedo come faremo a vedere l'ora in questo buio. Aspettate. Ora va meglio. Dieci secondi al via. Pronti, signori? Cinque, quattro, tre, due, uno, fuoco! Riesci a vedermi, la capsula? Dov'è? Che colpo! Come si fa a resistere ad una cosa del genere? Ci vuole ben altro per fermare quei tre. Oh, generale! Capitano! Cos'è successo? Dove siamo? Funziona tutto a dovere? Va tutto bene sinora. Siamo interi, mi sembra. È ancora in corsa. Voglio sperare. Ma generale, capitano, non possiamo mancare la luna, è troppo grande. Lo spazio è molto più grande. Niente, non li vedo e non li ho mai visti dal laggio. Ve l'ho detto, non vedrete nulla finché non si libera il cielo. Ah, quella grassa nuvola è stata causata dal lancio. Sono i gas e i vapori. Potrebbero essere nei guai. Non c'è più nulla da fare, colonnello Maston. Niente. Posso vedere l'oceano delle tempeste, il mare della tranquillità, il mare delle nuvole, le montagne di Copernico, le montagne di Archimede, il mare dei vapori. Siamo giusto in rotta. Possiamo atterrare sulle pendici di Copernico. È a circa 10.000 piedi d'altezza. Potremo scivolare giù dolcemente. E saremo ancora abbastanza in alto per poi poter decollare. Non dovrebbe essere un grosso problema. La gravità è quasi inesistente. Di gravità non ce n'è molta neanche qui. Presto galleggeremo qui dentro come delle piume. Mon General! Capitano! Aiuto! Cosa succede? L'aria! Non posso respirare! L'aria sta uscendo dal portello! Ha ragione! Sta diventando difficile respirare. Controlli i portelli in cima. Intanto gli do dell'ossigeno. L'ho trovato! È un portello! È aperto! Deve essere stato l'urto dell'esplosione! Chiudilo! Non posso! È bloccato! Ma che è successo? Non posso crederci. Il capitano Nicole galleggia. Gravità zero. Siamo troppo lontani dalla Terra. Il portello rimane aperto così. Stiamo perdendo aria in fretta. L'unico modo per chiuderlo è da fuori. Ma non possiamo andare fuori. Moriremmo in meno di 2 minuti. Per come stiamo perdendo aria, moriremo comunque in 10 minuti. Io andrò! Cosa? Nel vuoto! Niente aria! Temperature polari! Aspetta un minuto! Fallo finire, Nicole! Mi porterò dell'aria dietro e di che scaldarmi e andrò fuori della capsula a chiudere quel portello! Ma come? Facile, mon ami! Andrò con la tuta da sub! La tuta da sub? Se non fa entrare acqua, non farà uscire l'aria e potrà respirare attraverso il tubo. Già! E la tuta lo terrà caldo. Avanti! Bel
Bellissima immagine. Bellissima. Avanti, Maston, non tenerla solo per te. Cosa riesci a vedere? Ogni cosa, chiaro come il giorno. Ma questo non è possibile. È troppo chiaro. Professore, cosa sta succedendo? No, ancora non lo so. Tutto il cielo si è illuminato. È una meteora. Almeno credo. Sì, è così. È in rotta di collisione con la capsula. Credo che ce l'abbia fatta. Appena in tempo. Lo tiro dentro. Oh, aiuto! Il livello dell'aria scende. Sta per finire ormai. Aiuto! Cosa possiamo fare? Io aprirò lo sportello. Tu lo tirerai dentro. Cos'è quello? Non lo so. Ma non mi piace. Tiralo dentro, presto! Tiralo! Tiralo! Lavoro eccezionale, Ardan. Eccezionale. Per carità, non è niente. Ah. Ehi! Sta tranquillo. Vado a dargli dell'ossigeno. Tu controlla quella luce. Incredibile. Non ho neanche bisogno del telescopio. È quasi sopra di noi. La meteora più grande che tu abbia mai visto. È enorme! Fila dritta su di loro! Che speranze hanno? Speranze? Quali speranze con una meteora che ti viene addosso? No, non necessariamente. Hai una probabilità su 1 milione di essere colpito da una meteora nello spazio. Allora andrà tutto bene! Non ho detto questo. Io credo che la meteora non li colpirà, ma è pur sempre una grande massa di roccia, ha della gravità e potrebbe portarli anche fuori rotta. Vuole dire che non arriveranno mai? Forse. Potrebbero puntare nello spazio libero, in linea retta per l'infinito. Infinito! Hanno soltanto cibo e aria per 2 settimane. Potrebbero addirittura fracassarsi sulla Luna. O, peggio ancora, orbitarle intorno per sempre. Per sempre? Beh, forse non per sempre. Solamente per qualche milione di anni. Oh. General, facciamo qualcosa. Non mi va di aspettare che una meteora mi colpisca sulla testa. Ecco, potremmo usare i razzi e cambiare rotta. No, possiamo usare i razzi una sola volta. E ne abbiamo bisogno per tornare a casa. Ci siamo salvati e puntiamo alla Luna. Siamo fortunati, Nespa? Non molto. Quella meteora ci ha portato fuori rotta.
Ma potremo sempre atterrare, vero? Atterreremo comunque, ma in un posto che nessun uomo ha mai visto. Vuol dire? Sull'altra faccia. Sì, dall'altra parte. Atterreremo sull'altra faccia della luna. Non posso guardare, è troppo luminosa. Tenete ora. Dovrebbe essere tutto a posto ora. Niente, non riesco proprio a vederli. Devono essere stati portati fuori rotta dalla meteora. A meno che non siano stati colpiti. Oh, in questo caso, signori, non c'è più niente da vedere. Questa altra fascia della luna, come credete che sia, mon général? Io credo che la luna sia la stessa dovunque. Montagne, oceani asciutti, vulcani estinti. Estinti? Quello lo chiami un vulcano estinto? Impossibile! Dovrebbe essere lo stesso dall'altra parte. E invece tutti questi vulcani. Sembra che sia tutto in fiamme. Almeno non moriremo di freddo, Nespa. Venite via di lì! Avanti, sedetevi! Presto! Oh no, mon Dieu! Arda! Venga qua! Nicole, afferralo! Oh. Ce l'abbiamo fatta. Credo sia caldo abbastanza per sopravvivere con tutti quei vulcani. L'unico problema ormai è l'aria. Credi che si potrà respirare là fuori? Non lo so, ma dobbiamo provare a qualsiasi costo. Abbiamo scorte soltanto per il viaggio di ritorno. Dovremo comunque aprire questa porta. Dobbiamo controllare i razzi. Se sono danneggiati, non faremo né un viaggio di ritorno sulla Terra, né nient'altro. Ardan, che cosa ne pensa? Pardon, mon général, ma non riesco a pensare con questo fracasso. Ho capito. Rumore! Noi possiamo respirare da fuori. Rumore? Respirare? Ma non capisco. Il rumore non è che vibrazione. Una vibrazione di onde sonore portate dall'aria. Elementare, Ardan. Così dovrebbe esserci aria sulla luna. Almeno qua giù, nelle valli. Beh, ho respirato aria migliore nelle miniere di carbone del Galles. Già, c'è molto solfuro. Ma è respirabile. Ci siamo dimenticati del controllo dei razzi? E ci siamo dimenticati della ragione di questo viaggio? Di camminare sulla luna? Ha ragione, Ardan. Dopo di lei. Beh no, mon général. Questo è il vostro progetto, il vostro genio, il vostro premio. Insisto. Après vous. Fantastico! Il primo uomo sulla luna. Il primo? No. L'ultimo forse, ma non il primo. Vi erano creature viventi una volta sulla luna. Molto tempo fa, ne sono sicuro. Qui? Ma guardatevi in giro.
Capitano, ci deve essere stata molta aria sulla Luna. Guardate, qui c'è dell'acqua. Acqua? È asciutto come la polvere. Beh, non dicevo prima, per farle diventare lisce come il vetro dovevano esserci dei fiumi. Acqua corrente per milioni e milioni di anni. È veramente un peccato che noi non si abbia tanto tempo. Ora dobbiamo controllare se quei razzi sono a posto. No! Bassa gravità, ricordate? Porta un'arma, Nicole. Queste tue creature lunari potrebbero rivelarsi fastidiose. Giusto. Come sono? Non riesco a vedere nessun danno. Ci rivedremo alla partenza. Spero soltanto che il carburante sia sufficiente. Fortuna che non è esploso quando abbiamo urtato quel vulcano. Monsieur, stiamo perdendo del tempo prezioso. En avant! Andiamo! Cos'è? Non lo so. Sembra un oggetto fatto da uomini. È stato tra le fiamme o in una esplosione. È bruciato. Elettricità! È un oggetto che dovrebbe funzionare con quella che noi chiamiamo elettricità. Merime, è rotta. La voilà, un'altra! E altre ancora! Sembra proprio che sia caduta dal cielo. Oh, ma forse è così. Da qualche macchina volante che è esplosa cercando di decolare da questo posto. Lei ha troppa immaginazione. Gli abitanti della Luna! Che si nascondono nelle caverne? Ridicolo! Sono uccelli. O forse pietre che franano. Venite, possiamo controllare dopo quelle caverne. Mon Dieu, una città, una magnifica città. Ma niente abitanti. Mi domando che cosa sia successo. Terremoto, eruzioni. Oh, quella cupola di vetro che forse si è rotta e tutta l'aria ne è uscita. Andiamo a vedere. Incredibile. Le persone che vivevano qui erano proprio come noi. Esseri umani, come noi. Ma dove saranno andati? Nessuno ha camminato in questa strada per almeno 1000 anni. Che sarà successo? No, non lo so.
Forse non lo sapremo mai. Qualsiasi cosa sia accaduta, se ne sono andati con molta fretta. Ci sono dei libri là dentro. Guardate, sul tavolo. Forse potrebbero dirci qualcosa. Andrò a prenderli. State indietro. Fermo, Nicole! Lasciali! Non toccare niente! Io voglio quei libri. Guardate! Hai fatto la tua parte, Nicole. Adesso lascia sparare il vecchio artigliere. E adesso, via! Accendi i razzi! Non si accendono! Forza! Nicole! Stai indietro! Devo colpire quella miccia! Ma come facciamo a sapere che loro torneranno oggi? Non hanno scelta, tenente. La loro scorta di aria termina tra non molto. Se quei cosmonauti non torneranno indietro oggi, non torneranno indietro per niente. Ma comunque... Cos'è quella? Cos'è quella? Una stella cadente? No, credo piuttosto... Sì, sono loro! Signori, grazie, grazie. Questo è tutto. È la nostra storia. Non sappiamo dove è finito il popolo della Luna. Non sappiamo quando. Non sappiamo perché. Ma un giorno qualcuno tornerà lassù e risolverà questi affascinanti misteri. L'uomo ritornerà sulla Luna, anche se dovesse aver bisogno di un altro secolo. Meno... Mon général, è impossibile. Impossibile? Oui, devo tornare sulla Luna molto prima di allora. Ah? Perché? Perché ho lasciato il mio bastone lassù. (Ride)